Sì, sei più centrale. Quanto costa lui? Invitiamo a prendere posti. Se vuoi una comunicazione di servizio durante le pause, vi invitiamo da visionare a piano terra e al primo piano i poster che sono il frutto di elaborati dei dottorati storici e filosofici dell'Università di Bari. Quindi vi invitiamo a vedere questi bellissimi lavori che sono stati fatti dai dottorati di ricerca. Solo un attimo per vedere la mia collega, sì. Riprendiamo questa seconda sessione. Mi presento, mi sono Sara Ferrari, sono vice direttore della Rotta dei Fenici. Sono stata citata all'inizio e sono l'allieva del professor Pirnelli, che ha realizzato nel 2010 la tesi sulla Rotta dei Fenici, e dal 2010 ad oggi ho l'onore di lavorare per questa organizzazione. Mi unisco ai ringraziamenti velocissimi all'Università di Bari, nelle persone dei professori Paolo Fioretti, Paolo Bonzi, Elisabetta Todisco e Giuliano Volpe, per aver organizzato con noi questa giornata, che è proprio il simbolo, no, di questo dialogo interculturale che il nostro itinerario rappresenta anche nei confronti del Consiglio d'Europa. E sono certa che da queste giornate, da queste relazioni possano nascere anche dei progetti futuri. Insieme a me a coordinare questa seconda sessione è collegata online la dottoressa Eleonora Sambrelli. Eleonora è presidente di Aion Cultura e responsabile dei servizi culturali ed educativi del Museo di Cortona, dell'Accademia Etrusca della città di Cortona. Ed Eleonora è coordinatrice della rete dei musei della Rotta dei Fenici. Quindi grazie Eleonora, mi dispiace che tu non sia con noi. Sentite, sì. Sì, ti sentiamo, ma grazie per esserti collegata. Riprendiamo con un intervento che è perfettamente in linea con i precedenti e soprattutto è in linea con l'argomento del progetto Horizon Seas Europe, che con questa giornata conclude le sue attività. Le dottoresse Eva Pietroni e Patrizia Schettino, che sono ricercatrici presso il Digital Heritage Innovation Lab del CNR, dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, interverranno un excursus parlandoci del Codex 4D, un viaggio multidimensionale e multidisciplinare nel manoscritto, dall'analisi del manufatto alla user experience. Il progetto vedrete che interconnette più approcci disciplinari al fine di aumentare la conoscenza del codice antico, considerando più aspetti, gli aspetti materici, intangibili, visibili e invisibili, storico-artistici e diagnostici, ma soprattutto è un progetto innovativo perché esula dalla semplice digitalizzazione dei contenuti e punta più sulla concezione di nuovi modelli narrativi e di rappresentazioni virtuali rivolte, vedremo, a pubblici diversi. Quindi grazie di essere con noi e a voi la parola. Hai già detto tutto l'essenziale. Grazie, sono molto contenta di essere qui a Bari, ho ritrovato tanti amici e colleghi oggi anche inaspettatamente, devo dire, e quindi ringrazio Paolo insieme a coloro che ci hanno coinvolto in questa giornata. E, io sono Eva Pietroni, e, sono una conservatrice dei beni culturali con indirizzo storico-artistico e al CNR mi occupo da anni, da
di musei virtuali, tecnologie per la, diciamo, per la digitalizzazione e per la valorizzazione del patrimonio culturale. E ci siamo trovati in questo caso a lavorare sul tema dei manoscritti, che non è proprio, diciamo, un topic così caratteristico del nostro laboratorio, anche se devo dire che all'interno del nostro istituto, che ora è diventato un istituto molto più grande da qualche anno, ci sono dei precedenti. Ci sono stati dei precedenti progetti sui manoscritti e con questo progetto del Codex 4D si stanno aprendo veramente tante occasioni di incontro e di dialogo con diverse biblioteche, per cui sono molto contenta perché questo progetto ha aggregato da un piccolo gruppo di ricercatori con cui siamo partiti all'inizio, sempre più persone che si sono interessate, e poi il gruppo è davvero cresciuto tantissimo. Il progetto è figlio di un finanziamento della Regione Lazio, Professor Lazio, Viso Pubblico, gruppi di ricerca, e un progetto di ricerca che abbiamo condotto in partenariato con l'Università di Tor Vergata di Roma, coinvolta con diversi dipartimenti sia di ingegneria industriale, diagnostica e studi letterari e filosofici. Quindi è un team multidisciplinare. Lo scopo è stato quello di proporre un approccio, diciamo, nuovo e multidisciplinare allo studio, alla rappresentazione digitale e alla narrazione dei manoscritti, che vada un po' oltre quella che è la tradizionale rappresentazione bidimensionale. Diciamo che si sta facendo molto negli ultimi anni anche nell'ambito dei manoscritti per aumentarne l'accessibilità digitale con piattaforme online, però sono quasi sempre degli strumenti principalmente 2D. Quindi la ricerca si è un po' organizzata secondo due filoni. Un filone su delle tecniche di digitalizzazione in 4D, sì, 4D, perché oltre alla digitalizzazione 3D del manoscritto come manufatto, abbiamo anche lavorato sulla digitalizzazione delle stratigrafie nascoste, cioè quello che è sotto la superficie di miniature, di pagine scritte o della legatura, quindi diciamo andando a documentare anche i livelli stratigrafici, e questo quarto livello è proprio la stratigrafia. L'altro filone è stato quello di raccogliere tutti i dati della ricerca per creare delle esperienze diversificate in base alle tipologie di utenti, quindi da un'utenza esperta attraverso applicazioni di realtà virtuale online a un'utenza più generalizzata come può essere il pubblico dei musei o le scuole. Quindi a partire dallo stesso dataset di dati rilevati sono stati creati vari ecosistemi digitali. Gli scopi del progetto sono quindi quello di aumentare la conoscenza e la documentazione di importanti manoscritti conservati nella Biblioteca Angelica di Roma e nella Biblioteca Casanatense, considerando tutti gli aspetti legati al manoscritto, quindi non solo i contenuti scritti o illustrati, ma anche i materiali, lo stato di conservazione, la forma e la struttura, gli aspetti proprio materiali di costruzione del codice antico, che comunque è il frutto di un incontro di saperi artigianali e artistici incredibile, tant'è che era considerato anche un bene di lusso, prezioso non solo per i suoi contenuti, ma anche proprio per la sua fattura. E quindi appunto rendere fruibile questi manufatti all'interno di ambienti di realtà virtuale e di mixed reality. Quindi quello che si diceva prima, si definiva prima Figital, l'abbiamo un po' realizzato anche noi attraverso le vetrine olografiche dedicate ai manoscritti. Abbiamo quindi lavorato sulla integrazione in un unico modello virtuale multidimensionale di una serie di informazioni pertinenti sia agli aspetti storico-artistici, iconografici, iconologici,
ma anche informazioni relative ai materiali costitutivi, ai processi costruttivi e alla diagnostica. Che cosa significa documentare le stratigrafie nascoste? Significa individuare, rappresentare sul modello 3D anche quegli aspetti che non sono appunto visibili, come frammenti di testi sepolti sotto la legatura, usati come materiali di rinforzo di reimpiego, oppure andare a individuare degli elementi che sono stati oggetto di censura, come è accaduto nel caso della Divina Commedia di Dante, o degli elementi che erano stati inizialmente previsti nel disegno preparatorio delle miniature e che poi sono scomparsi, quindi dei pentimenti, ma anche elementi legati allo stato di conservazione, distacchi delle dorature e la natura degli inchiostri, cioè tantissimi aspetti. E poi appunto una importante attività è stata quella di cercare di sviluppare dei nuovi modelli di storytelling del manoscritto adatti a stimolare anche la curiosità e l'interesse del pubblico, in quanto sappiamo come i manoscritti siano degli oggetti spesso trascurati, non nei percorsi di visita dei musei, perché comunque sono degli oggetti di difficile accessibilità e comprensione, mal illuminati, non si possono sfogliare, scritti in una lingua di cui si è perso l'uso e anche la conoscenza spesso. Quindi volevamo un po' cercare di lavorare su delle forme di rappresentazione e di narrazione in grado di risvegliare questo interesse per i manoscritti. Qui in questo video vediamo la Biblioteca Angelica di Roma, il Salone Storico di Lettura, dove adesso c'è questa piccola mostra con i risultati di questo lavoro e le nostre installazioni, e poi una giornata di studi che abbiamo organizzato nel mese di novembre, in cui abbiamo raccontato il progetto e anche dato voce, insomma, anche ad altri progetti sui manoscritti molto belli di ricerca. In generale, quello che abbiamo cercato di creare un po' un valore aggiunto con questo progetto rispetto a una diciamo assenza o comunque carenza di rappresentazioni 3D dei manoscritti, perché quasi sempre sono digitalizzati solo in 2D. E appunto dare anche una evidenza a quello che è il loro aspetto materico e strutturale, e annotare i modelli in 4D con delle informazioni puntuali, quindi tutto quello che siamo andati a investigare a livello di significati e di materiali è stato poi contestualizzato su questi modelli 3D, quindi lo vedremo poi quando vi farò vedere le applicazioni che cosa significa. I manoscritti su cui abbiamo lavorato non sono molti, perché diciamo era più un progetto di sperimentazione metodologica, però sono molto preziosi. Il De Balmes Puteolanis è un manoscritto più o meno della metà del 200 e racconta le proprietà curative delle acque termali di Pozzuoli, che erano famose fin dall'antichità, e quindi sia i Carmi di Pietro d'Eboli che le miniature di scuola napoletana raccontano queste proprietà curative delle acque termali, diciamo, di cui può beneficiare non solo il corpo, ma anche lo spirito, quindi c'è sempre questa ambivalenza anche un po' con il sacro, anche se poi tratta dei temi profani. È una Divina Commedia del 1340 circa, quindi di poco successiva alla morte di Dante, miniata per quanto riguarda l'inferno. Un libro d'ore, cioè un libro di preghiere per laici dell'inizio del XV secolo, che era una sorta di status symbol, perché pieno di ornamentazioni, dorature, veramente molto molto prezioso e molto bello. E poi invece un libro, un miscellaneo della Biblioteca Casanatense del XV secolo, che è stato interessante come primo approccio, diciamo, per sperimentare la digitalizzazione, essendo composto di cuoio, legno, metalli, pergamena, una quantità di materiali molto diversificata, che è stata utile un po' per testare l'efficacia delle tecniche.
Non mi addentro sul discorso delle tecniche di digitalizzazione perché sarebbe lungo, però abbiamo integrato tante tecniche per studiare questi manoscritti, allestendo nella biblioteca un apposito spazio per la digitalizzazione e fondamentalmente, diciamo, le protagoniste sono, per quanto riguarda il modello 4D, la fotogrammetria, la termografia a luce impulsata e la riflettografia sempre nel medio infrarosso, queste ultime due, che sono state integrate per ottenere dei modelli 3D con anche la stratigrafia interna. Quindi qui infatti vedete alcuni esempi dei modelli ottenuti. In alto a sinistra c'è il modello mappato con le immagini all'infrarosso in RGB e poi la possibilità di esplorare appunto il manoscritto passando dai livelli invisibili a quelli sottostanti, a diversi livelli di profondità, perché la termografia restituisce delle immagini termiche fondamentalmente che evidenziano eventuali discontinuità o riescono a caratterizzare alcuni materiali. Più tutta una serie di indagini di tipo chimico, biologico e fisico per l'identificazione dei pigmenti, quindi della tavolozza, di alcune miniature e lo stato di conservazione. Quindi abbiamo realizzato fondamentalmente tre prodotti, una web app 3D per la visualizzazione scientifica, una vetrina olografica per musei e un sito web di cui vedete qui l'indirizzo, che diciamo più che altro dà una panoramica sul progetto, racconta anche tutte le metodologie che sono state utilizzate, quindi anche uno scopo didattico secondo me abbastanza importante perché ne viene anche spiegato il funzionamento e le modalità operative, permette di accedere alla collezione digitale e poi introduce una interessante sezione su un glossario narrato per chi non conosce nulla del mondo dei manoscritti e quindi in qualche modo viene introdotto in quelli che sono i materiali che venivano usati, la carta, la pergamena, come si producevano, come si lavoravano, o i pigmenti, come si ottenevano, l'oro, ma anche poi le fasi costruttive del manoscritto. Quindi la preparazione della pagina, foratura, rigatura, l'assemblaggio del fascicolo e poi la legatura, eccetera, quindi, e la decorazione. Quindi questo diciamo può essere un percorso semplice, però di aiuto. E vi faccio vedere un filmato con una demo della web app, che almeno è una cosa più efficace per capire che cosa è stato fatto. E dico solamente che la web app ha due profili di accesso, un profilo utente, quindi un normale utilizzatore che si collega al sito web ed entra poi da lì nella web app e può consultare questi manoscritti, aprire le annotazioni, leggerle, eccetera. E poi invece anche un profilo editor che attraverso un login permette ad un utente esperto di modificare e aggiungere queste annotazioni. Quindi diciamo è concepita anche come un ambiente di co-working, se vogliamo, in cui più utenti esperti possono contribuire ad arricchire questo database. Vi faccio vedere il video. Nella web app si può accedere sia dal sito internet che da varie sezioni del sito internet. Dico soltanto che diciamo, i manoscritti sono contestualizzati nel sito, quindi vengono raccontati nel loro contesto culturale, eccetera. Che non parte? È successo qualcosa? Mi sembra che l'abbiamo provato prima. Ecco, eccolo qua. Quindi nel sito viene raccontato tutto il manoscritto, mentre nella web app ci si sofferma puntualmente su specifiche carte o sulla posa chiusa, come in questo caso, su carte specifiche. E questi sono gli strumenti che abbiamo implementato. Alcuni sono molto, diciamo, semplici, però comunque utili, come questo strumento di misura. La possibilità di aprire un menu e quindi scegliere alcune carte particolari,
modelli sono, diciamo, anche il frutto di rendering con materiali physical based rendering, ovvero la simulazione, per esempio, dei riflessi dell'oro, che in parte deriva dalle fotografie, ma in parte anche sono stati simulati con tecniche di computer grafica. E questa invece è la lente che permette di vedere sotto la superficie, nei livelli dell'infrarosso, e quindi andare a evidenziare cose che sono, diciamo, non evidenti. E poi qui invece si possono aprire dei contenuti, quindi questa è la parte delle annotazioni. I contenuti sono organizzati per categorie tematiche, e in questo caso sono state evidenziate tutte le annotazioni che sono in 3D, e quindi ogni categoria tematica è rappresentata da un colore: l'azzurro per i materiali e le tecniche, il rosso per l'iconografia. E cliccando su un'annotazione si apre un contenuto, come stiamo vedendo. Un breve contenuto testuale, anche accompagnato da immagini. E le annotazioni sono anche posizionate sui livelli infrarossi, quindi possono essere sia sull'RGB che sull'infrarosso. Qui invece siamo nel profilo editor. La possibilità di creare un'annotazione ex novo, che può essere sia puntuale che areale, poligonale. E aprendo una semplice finestra di editing si può inserire il titolo dell'annotazione, la categoria tematica a cui deve essere associata, la sottocategoria, il livello a cui in cui va inserita l'annotazione, se è RGB oppure infrarosso, una descrizione e i media. Questo è un esempio di annotazione invece areale poligonale. Ed è simile. Era breve, spero che si sia più o meno intuito che andava un po' di corsa tutto quanto, però lo potete eventualmente consultare sul sito, è libero, non servono plugin, non bisogna installare nulla perché è tutto basato su WebGL. Si utilizza una piattaforma Atom che abbiamo sviluppato al CNR da alcuni anni e che utilizziamo molto spesso per vari progetti. Quindi in questo caso è stata customizzata anche l'interfaccia per i manoscritti. E invece la vetrina olografica per i musei è un ambiente, diciamo, di mixed reality, si basa sulla tecnica del Pepper's Ghost, e quindi è una tecnica molto semplice, è una sorta di illusione ottica, però la vetrina olografica è diciamo, una scatola che generalmente noi usiamo per posizionare all'interno anche i reperti originali del museo, o delle loro copie, o dei facsimile, e attorno ai quali viene costruita questa animazione virtuale che può servire per reintegrare magari delle parti mancanti oppure per contestualizzare l'oggetto rispetto al luogo di provenienza o estrarre dei dettagli, ingrandirli e creare uno storytelling. In questo caso abbiamo creato una vera e propria drammaturgia del manoscritto a livello di storytelling, in quanto tutti i dati che abbiamo investigato e abbiamo acquisito sono stati poi inseriti all'interno di narrazioni guidate da un personaggio narrante, nella fiction, diciamo, è un personaggio che vive all'interno delle miniature. Quindi ne conosce approfonditamente le storie, i contenuti, i personaggi rappresentati ed è in grado di utilizzare strumenti. Quindi lei stessa, con dei movimenti della mano, può attivare queste torce che permettono di leggere sotto la superficie e quindi racconta un po' una drammaturgia della meraviglia, se vogliamo, in cui tutta questa bellezza dei codici antichi viene enfatizzata da un racconto anche un po' grottesco a volte, ma volutamente un po' immaginario, un po' sospeso tra scienza e immaginazione, però racconta tutti anche i processi costruttivi del manoscritto. Qui, diciamo, abbiamo anche ricostruito un po' una dimensione sensoriale del manoscritto, rappresentando le vicende conservative all'interno delle eruzioni vulcaniche nei Campi Flegrei, e quindi giocando un po' anche su questo piano.
E qui abbiamo un breve video della vetrina olografica dove si fa vedere l'interfaccia anche di interazione. Non so se c'è un audio, cioè ci sarebbe un audio, però ecco. E qui c'è la parte di interazione, diciamo, c'è sempre un'alternanza tra lo storytelling e la parte interattiva, in cui grazie ad un sensore di cattura del movimento, il deep motion della mano, l'utente può muovere la propria mano di fronte a questa vetrina e quindi esplorare il manoscritto sia nel livello del visibile che nei livelli della profondità stratigrafica, in base a quanto allontana da sé la mano nei suoi movimenti, e poi può aprire sempre le annotazioni, diciamo che sono un po' più semplici rispetto a quelle che sono nella web app, abbiamo scelto le più significative, e quindi aprire queste brevi unità informative che possono riguardare appunto tutte le tematiche secondo le varie categorie che vi ho fatto vedere prima, però diciamo con un approccio molto più naturale e immediato rispetto a quello che si fa nella web app. Dunque, no, io ho finito, voglio solo dire, vabbè, di visitare il sito e poi il team multidisciplinare con un po' di ecologi, paleografi, biologi, storici dell'arte, modellatori, archeologi, insomma, è stato molto bello, no? Questo incontro tra tante discipline è stato veramente per me la cosa più interessante, quindi spero che abbia un seguito. Allora adesso lascio la parola a Patrizia che invece vi racconterà la parte relativa agli user studies. Sì. La presentazione è questa? Sì, però non è molto. Vai, vai. Vediamo questo. Quasi anche per condividerlo. Sì. È l'ultimo PDF. Perfetto, sì. Benissimo, allora appunto io vi parlerò dell'esperienza dei visitatori. E quindi appunto vi sintetizzerò quelli che sono i risultati di due ricerche, una avvenuta prima della progettazione del sito web e della web app, e poi un'altra parte di ricerca con i visitatori che hanno utilizzato la vetrina olografica in occasione del Festival della Scienza del 2022. Adesso appunto vi sintetizzo la prima ricerca dove abbiamo utilizzato uno strumento che è quello del kit Personas di Designers Italia. Quindi cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo effettuato una serie di interviste, delle interviste con una dozzina di, appunto, di potenziali utenti che erano sia stakeholder di progetto e sia persone esterne. E poi abbiamo individuato nei testi, nelle trascrizioni delle interviste, delle parole chiave, cercando quelli che erano appunto gli user needs, cioè i bisogni. E poi abbiamo sintetizzato le varie tipologie di utenti con queste personas. Quindi vi faccio vedere un esempio. Quindi diciamo che poi queste informazioni vengono inserite all'interno di questa tipologia di scheda, dove si racconta anche con uno stile, diciamo, narrativo, una tipologia di utente. Vi ho portato un esempio
che è quello appunto di una restauratrice, che quindi è interessata a visitare, a esplorare un sito in cui si parli di un progetto di ricerca sui manoscritti, e appunto in questa scheda troviamo sintetizzati sia i suoi comportamenti rispetto a quelli che sono i siti esistenti, ma anche le difficoltà e quelle che sono le necessità. Per esempio il fatto di poter esplorare la legatura con un modello tridimensionale, ancora meglio se 4D, con delle immagini di diagnostica, e quindi di poter però anche accedere a dei contenuti, a delle schede relative appunto a problematiche conservative, però ecco, anche espresse con un linguaggio un linguaggio chiaro, comprensibile per una persona che si occupa di restauro di manoscritti. Ovviamente non vi faccio vedere tutte e 12 le schede, per darvi un esempio. E la cosa importante è che queste personas, quindi questa sintesi che poi viene dalle interviste di tipo qualitativo, vengono fatte delle scelte di design. Quindi per un determinato profilo, che è quello per esempio dei docenti e dei studenti di scuola superiore, di scuole superiori, è utile anche avere un primo strumento per conoscere i termini del manoscritto, perché non necessariamente appunto lo conoscono già, quindi abbiamo realizzato il glossario. Poi invece per persone come i ricercatori, come i professori da varie discipline, la biologia, la chimica, il restauro, la fisica, ma anche la storia dell'arte, l'iconologia, l'iconografia, sono interessati ad aspetti più puntuali appunto sul modello 4D e quindi le annotazioni. Poi per esempio abbiamo realizzato delle schede metodologiche che possono essere utili diciamo sia per un pubblico esperto su una metodologia nuova che non conosce, ma anche per un pubblico che in generale vuole avere una visione delle diverse metodologie utilizzate. Ovviamente anche qui non vi dico tutte le scelte di design del sito, vi ho sintetizzato alcuni aspetti per mostrarvi la correlazione tra gli user needs, personas e scelte di design. Adesso passo alla ricerca che invece abbiamo realizzato quando la vetrina olografica è stata per la prima volta portata all'interno di una mostra, in quel caso soltanto con il primo modello, che era quello del codice de Balnis, e in questo caso abbiamo effettuato sempre delle interviste, ma diciamo, come si dice in termine più tecnico, abbiamo triangolato più metodi e quindi più dati, facendo anche osservazione etnografica e anche un'intervista di tipo strutturato grazie a un questionario, e abbiamo poi confrontato tutti questi dati. Adesso io vi sintetizzo una parte di quello che è emerso, e ovviamente quando si va sul campo poi ci sono sempre un po' delle sorprese, no? Quindi da una parte abbiamo avuto una conferma, perché effettivamente la vetrina olografica e il manoscritto in sé è risultato interessante, ha attratto i biologi, i chimici, ingegneri, ricercatori, designers, artigiani, tra cui appunto un orafo, ma ovviamente in un contesto come quello del Festival della Scienza, come ci aspettavamo, circa più o meno metà, diciamo, dei visitatori erano le scuole con i loro docenti, che si alternavano appunto come gruppi. Però abbiamo avuto anche una sorpresa: non ci aspettavamo gli operatori della salute, quindi gli infermieri, i fisioterapisti, che creavano un parallelo tra la diagnostica che loro conoscono, che utilizzano in ambito medico, con la diagnostica invece per gli scopi appunto di conservazione, conoscenza, studio del manoscritto. E una di queste signore particolarmente entusiasta è quella di cui ho riportato la frase all'inizio, cioè mi ha detto: è così bella la vetrina olografica, me la porto a casa. Se la voleva portare a casa, perché diceva: la cosa che mi piace molto è il modo in cui sono stati presentati i dati e come i dati vengono integrati.
E questa è stata un po' una sorpresa, diciamo, in positivo per noi. Poi vi voglio parlare di un altro aspetto che per noi era molto importante. Noi volevamo capire che cosa le persone imparano. Questo per noi è un aspetto cruciale. Quindi abbiamo utilizzato un approccio che è quello dei GLO, quindi Global Learning Outcomes, che è una metodologia ormai standard, diffusa, utilizzata soprattutto dall'Università di Leicester, e abbiamo preso i testi delle interviste trascritti e siamo andati a ricercare nei testi delle espressioni, delle frasi dalle quali noi potevamo dedurre, per esempio, la descrizione di una nuova conoscenza, oppure appunto un engagement, oppure il fatto che una persona avesse un nuovo skill. Questo veniva anche dall'osservazione, perché ovviamente vedere una persona che non ha mai utilizzato una vetrina olografica, riuscire a muoversi con la mano, esplorare con la mano il manoscritto, ovviamente abbiamo potuto anche lì confrontare il dato dell'osservazione con il dato che veniva dall'intervista. E poi per noi anche era molto importante, anche qui, cioè prendere dei dati che vengono dalla ricerca sul campo per migliorare il design. E qui vi ho riportato alcuni dei grafici che poi potete trovare più nel dettaglio in uno degli articoli che abbiamo pubblicato. Come potete vedere, il 32% degli intervistati, delle persone osservate, comunque sono riusciti da soli, in autonomia, esplorando, a utilizzare senza alcuna difficoltà. Una signora che è venuta alle 10 del mattino, una signora in pensione che era stata una designer, e ha visto tutto, ha voluto vedere tutto, però da sola, in completa autonomia. E poi c'erano anche le persone che invece imparavano osservando gli altri, quindi in maniera collaborativa. Quasi nessuno ha utilizzato il pulsante dell'help. Infatti abbiamo visto che praticamente il 94%, anche se c'era bel pulsantone help, non lo utilizzava, e ci siamo chiesti ovviamente il perché. Le persone tendevano piuttosto a chiedere aiuto o a altri visitatori, oppure al personale in sala. Come dicevo, un altissimo livello di engagement, perché praticamente quasi tutti ci dicevano che volevano sapere di più del manoscritto, che avrebbero partecipato volentieri a altre esperienze su manoscritti, e che erano, come vedete, con quell'altro schema, con l'altro grafico, con questi valori da 7 a 10, in pratica non c'erano detrattori. Tutte le persone hanno detto che avrebbero parlato di questa esperienza con amici, con parenti. È stata un'esperienza in genere, diciamo, di sociale, nel senso che le persone tendevano a collaborare con altre persone, tendevano a fare dei commenti, e poi in particolare verso la fine vi dico, è stato molto interessante osservare gli studenti delle scuole superiori, cosa facevano insieme. E come vi dicevo, per noi è molto importante comunque una ricaduta sul design, quindi cosa possiamo migliorare sempre nel design, e l'importanza poi di confrontare le osservazioni con le interviste. I visitatori tendenzialmente ci hanno detto che non hanno avuto difficoltà a esplorare il codice, appunto, come vi ha fatto vedere prima Eva. Quindi la maggior parte delle persone dicevano che era facile il modello di interazione, però nelle schede di osservazione abbiamo visto che il 37% aveva avuto alcune difficoltà, e quindi il nostro obiettivo era ridurre questo 30% e migliorare, già stato fatto con la mostra in Angelica. E poi vi ho estratto alcune frasi, per esempio questa curatrice di libri antichi di una biblioteca di Genova diceva che era venuta con la figlia e diceva: mi è piaciuto appunto tantissimo il fatto che di poter andare su un singolo punto e poter approfondire in una modalità interattiva. Poi questo che vi accennavo prima, c'è cioè una guida
ma questo è venuto anche da più parti, ci ha raccontato che gli studenti delle scuole superiori si sfidavano quasi a trascrivere, a tradurre il latino. Questa è proprio una cosa che non ci aspettavamo assolutamente. E alcuni studenti, quando prendevano il ruolo di driver dell'esperienza, imitavano una serie Netflix, per cui si fingevano come dei maghi che facevano apparire cose nuove, diciamo, interagendo con appunto con la vetrina. E poi appunto questo, che c'è questa frase è di un orafo che era venuto tornato con la famiglia due volte, e ci dice appunto come è bello il fatto di poter esplorare qualcosa che è molto prezioso per le dorature, però sapendo di non rovinarlo, di non danneggiarlo. E con questo chiudo la presentazione delle slide. Volevo farvi vedere giusto un paio di cose dal sito. Come diceva appunto Eva, comunque vi invitiamo a esplorare il sito, e vi accennavo prima al fatto che ci sono delle schede, diciamo, metodologiche, nelle quali, con questa interfaccia, potete entrare nel dettaglio e quindi, per esempio, avere più informazioni su tutte quelle che sono le varie fasi del Raman come metodo. Abbiamo sempre, appunto, abbiamo sintetizzato tutte le varie fasi con immagini che vengono tutte dal backstage, quindi comunque tutte immagini sul campo con i nostri colleghi di Milano, e poi alla fine c'è uno schemino che riassume, quindi per chi ha un'intelligenza più visiva ha bisogno di uno schema alla fine, e poi c'è una breve intervista ai nostri colleghi, che sintetizza il metodo. E poi un'altra cosa che penso sia interessante, sempre collegato al discorso delle personas, comunque le schede manoscritto, che però sono state comunque realizzate con un approccio più narrativo, e una cosa molto importante che era emerso, soprattutto intervistando accademici e ricercatori, biologi, ma anche restauratori, cioè che solitamente le schede non contengono diciamo quello che è emerso da precedenti restauri, oppure in generale comunque l'esito di analisi di tipo fatte dai biologi, dai chimici, e invece appunto con questo tipo di scheda, aprendo le varie voci, si trovano tutte queste informazioni, e quindi per esempio lo stato di conservazione attuale, il tipo di analisi che sono state fatte all'interno di Codex 4D. E penso che con questo possiamo chiudere, siamo qui per rispondere alle vostre domande. Ci sono delle domande su questo bellissimo intervento? Possiamo quindi proseguire, do la parola alla mia collega Eleonora che introduce la prossima ospite.